Donato non è soltanto presente nei suoi resti mortali nell'arca. Donato, eccolo qua. Pietro viene a trovare Donato, mi ha detto il Santo Padre che vuol venire a incontrare la gente d'Arezzo, di Cortona, di San Sepolcro e delle altre 246 parrocchie che sono sul nostro territorio. Un'avventura. Ho chiesto a Enzo Bianchi di venire stasera a darci il là di una chiesa che mi ha fatto sognare quando avevo 18 anni ed eccomi qua ancora nel santo campicello del Signore con la voglia di fare la nostra parte, di lasciare il mondo un po' meglio di come l'abbiamo trovato. Di compagnia di sognatori in Arezzo ne ho trovata molta, a volte in cerca di memorie tenute su coi denti, a volte in sinergia forte col vescovo, la maggioranza in sinergia forte. C'è poi una serie di storie che sono la croce di Gesù, ma noi sappiamo che quello tocca al Padre risorgerlo, quindi siamo tranquilli. Perché Enzo Bianchi stasera il Duomo? Ma gli passo subito la parola. Perché nella via dello stesso monachesimo da cui fummo evangelizzati, il mio pensiero affettuoso e rispettoso va a Camaldoli stasera. Ci vuole un applauso ora per Camaldoli. Domani il priore generale mi ha chiesto di scendere a Roma, a San Gregorio, dove viene il Papa per celebrare il millenario di Camaldoli. Dunque, fra Enzo Bianchi, o il priore Bianchi, come lo chiamiamo da tempo, è testimone, uno dei grandi testimoni del Vaticano II, della Chiesa della Speranza, della Chiesa del sogno che vogliamo vedere e dell'utopia che vogliamo diventi storia. Altre parole ne potrei fare a fiumi, ma credo che siamo tutti venuti in Duomo in quest'ora un po' freddina, un po' di buio. In Arezzo di buio si va poco in giro, no? È una cosa, si sta a casa, quindi stasera l'idea che siamo tutti qua è perché il Signore ci fa un gran dono. Vorrei che fosse un Kairos, caro priore. Le passo la parola. Io voglio innanzitutto ringraziare cordialmente e con convinzione il vostro vescovo perché mi ha invitato ad essere qui in mezzo a voi questa sera. Conosco il vostro vescovo da tanto tempo, mi onora della sua amicizia, a lui va la mia grande stima, perché lo so, un pastore nella Chiesa, un pastore dal grande cuore, capace di precedere il gregge e soprattutto un testimone di quella grazia che lo Spirito Santo ha dato alla Chiesa e di cui noi oggi
ricordiamo il 50° anno del suo inizio, il Concilio Vaticano II. Lo ringrazio davvero, ma vi dico anche la mia gioia di essere qui in mezzo a voi, questa chiesa di Arezzo che altre volte nei tempi passati mi aveva visto già qui per essere una povera eco della parola di Dio. Nel titolo che il vostro arcivescovo mi ha assegnato ha voluto legare tra loro due parole decisive: Chiesa e dialogo. Quando noi diciamo Chiesa, noi diciamo Ecclesia, che significa adunanza di chiamati. Noi non abbiamo purtroppo un termine in italiano che traduca in maniera esatta il termine Ecclesia. Né assemblea né adunanza dicono in realtà cosa significa la Chiesa, cioè una realtà di chiamati, ma chiamati non perché si sono autoconvocati, ma chiamati da Dio, chiamati dalla sua parola. Dunque la Chiesa è una realtà di uomini e donne che Dio ha chiamato, che Dio ha distinto attraverso la sua parola. La Chiesa è una realtà plasmata dal Vangelo di Gesù Cristo, una realtà costantemente edificata in un corpo dallo Spirito Santo. Ecco chi è la Chiesa, e dico chi e non che cosa è la Chiesa, perché la Chiesa è davvero un soggetto. La Chiesa è una creatura. La Chiesa è un corpo che è stato plasmato dalla parola del Signore e lo è costantemente. La Chiesa, i padri la chiamavano creatura verbi, realtà creata dalla parola di Dio, realtà che nasce e sempre rinasce dalla parola di Dio. Pensate ogni volta che ci si ritrova insieme per mostrare visibilmente la nostra identità in quella che è l'assemblea liturgica eucaristica. Ebbene, cosa avviene in quella liturgia? Chiamati da Dio, convocati da Lui, innanzitutto ascoltiamo la sua parola. Dio ci fa dono della sua parola. Ed è quella parola che poi noi addirittura assumiamo come corpo e sangue del Signore nel pane e nel vino, è proprio quella parola che ci rende corpo di Cristo. Ogni domenica conveniamo, abbiamo una convergenza verso quello che è l'altare lambone, la parola e il sacramento, e ogni domenica siamo costantemente rigenerati in una realtà viva, una realtà che è presente nel mondo e che è a servizio di tutta l'umanità. La Chiesa non è un luogo segnato dal privilegio della chiamata di Dio, ma piuttosto un luogo contraddistinto dalla responsabilità verso tutta l'umanità, verso la società intera. Il popolo santo dell'antica alleanza era un popolo scelto da Dio, perché la benedizione di Dio giungesse a tutte le genti. Così la Chiesa
è chiamata, è plasmata dalla parola, per dare all'umanità intera sapore, per indicare all'umanità una via di senso, per indicare all'umanità una via di salvezza. La Chiesa è innanzitutto una realtà nella compagnia degli uomini, in mezzo agli uomini, ma al loro servizio, perché la salvezza giunga a tutti gli uomini. Per questo il titolo presenta la Chiesa come luogo di dialogo, cioè, e qui specifico la parola dialogos, cioè il dialogo è il luogo della parola che si lascia attraversare da un'altra parola. Dunque la Chiesa diventa il luogo in cui si scambia la parola. La Chiesa è il luogo in cui si intrecciano i linguaggi e i cammini diversi. La Chiesa dovrebbe essere il luogo in cui regna la comunicazione. Ecco il significato in profondità della parola dialogos. Dia, attraverso, logos, parola. Il dialogo richiede che ci siano soggetti che accettano di incontrarsi e si incontrano effettivamente, si mettono in ascolto l'uno dell'altro, cercano un linguaggio in cui possano comprendersi, soggetti che sanno vivere il parlare ma sanno anche vivere a volte il fare silenzio. Soggetti che accettano la differenza, ma cercano al di sopra di tutto ciò che unisce e dunque cercano di camminare insieme, attenti alle possibilità di convergenze, nella fiducia che il dialogo è comunque e sempre non solo una via umana, ma è una via di umanizzazione. Pensate a questa straordinaria definizione di San Basilio, rimproverato da alcuni cristiani perché voleva troppo dialogare anche con i filosofi pagani. E Basilio risponde: ma senza dialogos, senza dialogo, non c'è possibilità di comunicazione con gli uomini, non ci sarebbe neanche possibilità di evangelizzazione. È un padre della Chiesa del IV secolo, non è qualcuno che ci dice qualcosa oggi. E allora la mia relazione ha alcuni punti che vi sintetizzo in modo di aiutarvi a seguire questo cammino che certamente è semplice, ma un po' di attenzione può essere aiutata da chi vi parla. Innanzitutto, la Chiesa è costruttivamente dialogica. Voglio subito mettere in evidenza che il dialogo è costitutivo del nostro essere cristiani, dell'essere stesso della Chiesa. Il dialogo non è una scoperta recente, non è neanche qualcosa che risponda ai segni dei tempi, tanto meno è qualcosa che può essere di moda. Il dialogo è la struttura con cui la Chiesa ha sempre vissuto e trova la sua maniera di crescere. Pensate, noi siamo innanzitutto chiamati a un dialogo con Dio perché Dio vuole dialogare con noi. Che cos'è la Bibbia se non lo scambio tra Dio e l'umanità? Dio ha parlato all'umanità. La Bibbia è nient'altro che questa parola di Dio diventata testimonianza scritta.
Ma se è vero che la relazione tra popolo di Dio e Dio è il dialogo, e su questo mai nessuno ha dubitato, è pur vero che i cristiani sono chiamati poi a intessere un dialogo con l'umanità in mezzo alla quale vivono. Di più, il dialogo fa parte della funzione sacerdotale di tutti i cristiani tra le genti della terra. Lo dice anche Pietro nella sua prima lettera al capitolo 2:5, perché la ragion d'essere dei cristiani consiste nel riconciliare, nel riportare al dialogo Dio e tutta l'umanità. Non è un caso che la Chiesa nata a Pentecoste sia stata una realtà che esprimeva la buona notizia, il Vangelo, nelle diverse lingue della terra. Subito, come ci testimoniano gli Atti degli Apostoli, la Chiesa, per bocca di Pietro, in quella che possiamo dire la prima omelia cristiana fatta dagli Apostoli a Gerusalemme, ebbene, da quel momento ha annunciato Cristo risorto e vivente, ma gli Atti degli Apostoli ci dicono e ciascuno di tutti quegli stranieri sentivano risuonare l'annuncio nella propria lingua. Nella mattina di Pentecoste le persone presenti non hanno dovuto assumere un'altra lingua per sentire il Vangelo, neppure assumere l'ebraico, tantomeno una lingua sacra. La Chiesa nasce così. Gli apostoli parlavano aramaico, ma ciascuno udì parlare della resurrezione di Cristo nella propria lingua. La Chiesa annuncia il Vangelo nella lingua dei popoli, fa un dialogo che inizia sempre con il linguaggio, con la dotazione di una lingua in cui ci si possa capire. È il primo passo del dialogo. La Chiesa, vedete, nasce dialogica, è per sua natura capace di un dialogo plurale con le diverse culture e genti della terra. Gesù, dopo la resurrezione, dice: «Mi sarete testimoni qui a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, ma fino ai confini della terra». Il dialogo, vorrei dire, non è dunque per la Chiesa una possibilità. Non è un'opzione che la Chiesa può assumere o rifiutare. Non è un atteggiamento che dipende eventualmente dall'atteggiamento che gli uomini possono assumere nei confronti della Chiesa. Il dialogo è semplicemente la postura della Chiesa, la sua maniera di essere fedele al Signore, di stare in mezzo agli uomini e alle donne nella storia. Non è un caso che la Chiesa abbia subito saputo dialogare col mondo. E non dimentichiamo, con il mondo che era a lei ostile, il mondo dell'impero romano, in un'epoca in cui a fasi alterne la Chiesa subiva la persecuzione a tratti cruenta. Anche in quei primi 3 secoli i cristiani hanno dialogato con i cittadini pagani dell'impero, hanno dialogato con la cultura filosofica pagana, hanno dialogato con le diverse genti del Mediterraneo. Gli scritti di apologeti come Giustino o come Clemente d'Alessandria, come Origene e Basilio, ne danno testimonianza. Cosa possiamo dire?
i cristiani si mostravano cittadini leali verso l'autorità politica romana, pregavano addirittura per essa, si sottomettevano alle leggi, come chiedeva Paolo, cercavano di vivere in pace con tutti, ma avevano certamente la capacità di mostrare la loro qualità cristiana. Ecco, non possiamo dimenticare al riguardo quello splendido e sempre ispirante testo indirizzato da un anonimo a un certo Dionieto. Conoscete questo testo? Benedetto XVI, mi sembra molto bello questo, raramente cita questo testo quando scrive dei documenti, ma sette volte le ho contate. Quando parla a braccio, sente il dovere di rifarsi a questo documento e dire che è il documento che dovrebbe ispirare i cristiani d'oggi. Vi leggo alcune cose. I cristiani non cercano di distinguersi dagli altri uomini per territorio, per lingua, per maniera di vestire. Non abitano delle città proprie, non usano una lingua sacra. Testimoniano uno stile di vita mirabile, anche se molti dicono paradossale. Risiedono nella loro patria, ma come degli stranieri domiciliati. Ogni terra straniera per loro è una patria, e ogni patria per loro è una terra straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non abbandonano i loro piccoli. Mettono in comune la tavola, ma non mettono in comunione i letti. Dio ha assegnato loro una missione così importante che i cristiani non possono disertare. Ecco, in queste parole c'è un sentire in grande. Vedete, c'è una grande simpatia per l'umanità. C'è una visione positiva del mondo che ci lascia sorpresi. Era una società ostile ed era un potere romano che perseguitava i cristiani. Ma vedete che pace si respira, che volontà di dialogo con l'umanità. Nessun disprezzo del loro tempo, nessun disprezzo di quella società in cui Dio li ha chiamati come cristiani. È vero, dobbiamo confessare con umiltà che più tardi, a partire dal V secolo, questo atteggiamento è stato a volte smentito dagli stessi cristiani. Dobbiamo anche confessare che la Chiesa non sempre è stata un luogo di dialogo, soprattutto quando la Chiesa ha avuto l'ossessione della difesa della verità, come affermò con coraggio Giovanni Paolo II durante il Giubileo del 2000, i cristiani hanno assunto dei metodi in contraddizione con la verità di Cristo e con lo spirito del Vangelo. Invece del dialogo abbiamo praticato l'esclusione. Invece dell'ascolto dell'altro abbiamo dato facilmente condanne. Invece di comprensione e tolleranza abbiamo perseguitati chi era diverso da noi, i giudei, gli eretici e più in generale chiunque mostrasse una diversità di opinioni, di comportamenti etici, di fede. Ma infine, dopo tre secoli in cui la Chiesa era stata anche spaventata dalla modernità, gli ultimi tre secoli, una Chiesa spaventata dall'illuminismo, un fenomeno nato senza di essa, sul quale la Chiesa aveva molto diffidenza. Poi la Chiesa è stata spaventata dalla Rivoluzione francese, poi è stata spaventata dalla laicità che ormai le società europee si davano
come statuto. Infine è stata spaventata dall'ostilità dei grandi imperi e delle ideologie totalitarie del secolo scorso. È vero, tre secoli in cui la Chiesa ha subito spavento, ostilità e che hanno generato in lei una diffidenza verso il mondo, la modernità, la società. Ma ecco la grazia. Ecco apparire Papa Giovanni XXIII, ecco il Concilio Vaticano II e colui che l'ha concluso, Paolo VI. Papa Giovanni fece nuovamente del dialogo l'atteggiamento della Chiesa. Non ha fatto grandi cose Papa Giovanni in quei 5 anni scarsi di pontificato, dobbiamo dirlo, al di là dell'indizione del Concilio. Ma è vero che ha di nuovo rimesso in movimento il dialogo, ha fatto del dialogo l'atteggiamento della Chiesa. Dialogo con quelli che venivano chiamati fratelli separati, cioè i cristiani non cattolici. Dialogo con gli ebrei dopo secoli di ostilità. Dialoghi con gli uomini non cristiani appartenenti alle altre religioni, dialoghi con i non credenti, gli atei. Potremmo addirittura definire l'evento del Concilio voluto da Papa Giovanni proprio a partire dalla chiave di lettura del dialogo, come amava fare il grande teologo Yves Congar. Quando gli chiesero: che cos'è stato il Concilio? E Congar ha detto: è stato un grande evento di dialogo in cui la Chiesa è diventato il luogo del dialogo per eccellenza. E Congar faceva notare che quando la Chiesa è diventato questo luogo di dialogo col Concilio c'era la guerra fredda. A livello dominante della politica, della cultura, c'era la separazione in est e ovest, avevamo addirittura la possibilità di una guerra atomica. Eppure la Chiesa Cattolica in quel momento ha messo a fuoco dialogo. E Congar continua. Nel Concilio innanzitutto si è parlato del dialogo con Dio, attraverso il riferimento alla liturgia e con il riferimento alla parola di Dio. La parola di Dio è la parola che nel dialogo Dio rivolge a noi e la liturgia è un grande luogo del dialogo in cui Dio ci parla e noi rispondiamo a Dio. Dunque vedete che il Concilio si manifesta innanzitutto come dialogo in quello che è più quotidiano per noi. Dio ci parla, noi lo ascoltiamo, parliamo anche lui con la liturgia. Ma poi Congar diceva: dialogo all'interno della Chiesa e tra le Chiese, la Lumen Gentium, il decreto dell'ecumenismo, cioè dialogo posto nello spazio cristiano. Diceva ancora Congar: ma poi dialogo con le altre religioni. E questa è stata davvero una novità, un'audacia estrema dello Spirito. Infine, il grande dialogo con l'umanità, con il mondo, e la Gaudium et Spes, questo testo che si chiamava in maniera rapida Chiesa e mondo o Chiesa nel mondo, è veramente la testimonianza che il Concilio voleva dare di una Chiesa che si mette in ascolto del mondo prima di parlare al mondo, una Chiesa che vuole servire l'umanità e non vuole imporre nulla all'umanità, una Chiesa che è solidale con gli uomini di tutti i giorni, non una Chiesa che si isola. E qui il tema di questa riflessione mi impone di ricordare, accanto alla Gaudium et Spes, anche un'enciclica di Paolo VI, oggi purtroppo dimenticata,
l'Ecclesiam Sua. Questa lettera del 6 agosto 64, scritta in pieno concilio, che è una lettera la cui terza parte è tutta dedicata al dialogo, e al dialogo che la Chiesa per la sua stessa natura deve intrattenere. Permettetemi, io non cito poi molto il Magistero, ma stasera sento un debito verso il Concilio e Paolo VI. Vi cito alcune parole che allora mi accesero il cuore di tanti di noi che a sentire quelle parole sentivano il cuore bruciante, pieno di commozione, perché vedevamo in quelle parole l'aggiornamento voluto da Papa Giovanni. Volevamo la riforma voluta dal Concilio. Ascoltate parole di Paolo VI. Noi daremo a questo interiore impulso di amore che diventa anche esteriore il nome di dialogo. La Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola, la Chiesa si fa colloquio, la Chiesa si fa dialogo. Ancor prima di convertire gli uomini, bisogna che noi li ascoltiamo, li accogliamo e parliamo loro. L'origine del dialogo si trova nell'intenzione stessa di Dio. Il dialogo deve ricominciare ogni giorno. E da noi cristiani, prima che da quelli a cui noi rivolgiamo il dialogo. Vedete parole di Paolo VI coraggiose, ferme, piene del Vangelo e dei sentimenti di Cristo. E nell'enciclica proprio Paolo VI tracciava il dialogo innanzitutto con tutto ciò che è umano e con l'umanità, e diceva: questo in vista dell'umanizzazione, compito comune a cristiani e non cristiani, e in vista della pace, dono supremo dell'umanità. Dialogo con tutti i credenti, i cercatori di Dio nelle altre religioni. Dialogo con i fratelli cristiani, dialogo all'interno della Chiesa tra pastori e fedeli, tra doni diversi, tra le diverse componenti. Secondo punto, il dialogo all'interno della Chiesa. Dopo aver riascoltato il luminoso insegnamento del Concilio sul dialogo come elemento costitutivo dell'essere della Chiesa, voglio mettere a fuoco due aspetti della Chiesa come luogo di dialogo: il dialogo all'interno della Chiesa e il dialogo della Chiesa con la società. All'interno della Chiesa il dialogo ha un fine preciso, la coinonia, la comunione, per rifarci a un'espressione del Nuovo Testamento. La Chiesa è comunione o non è Chiesa? Su questo dobbiamo dirlo: o è comunione o non è Chiesa. Addirittura Paolo formula l'ipotesi che una comunità cristiana possa diventare non Chiesa. Nella lettera ai Galati e in Efesini dice: voi siete diventati popolo di Dio. Ma attenzione a non tornare indietro e a diventare non Chiesa. Il rischio c'è. Noi o siamo Chiesa, comunione, a immagine della triunità di Dio, o non siamo Chiesa cristiana. Certo, possiamo essere un gruppo religioso anche, ma di gruppi religiosi ce ne sono tanti al mondo. Di comunità religiose ci sono in tutte le religioni. La Chiesa o riflette esistenzialmente l'icona della Trinità, sia in quanto Chiesa universale,
sia in quanto chiesa locale, altrimenti non è chiesa. Sant'Ignazio di Antiochia, nella lettera agli Smirnesi, Sant'Ignazio, un padre dell'inizio del secondo secolo, dice che la chiesa locale, quella chiesa che è radunata attorno al vescovo successore degli apostoli, è la cattolica. Io vorrei insistere su questo. Per tutti i padri della chiesa, la realizzazione della chiesa cattolica è nella chiesa locale attorno al vescovo. L'insieme delle chiese unite costituisce la chiesa universale, quella in cui noi diciamo credo la chiesa santa, una, cattolica, apostolica. Ma la chiesa locale non dobbiamo crederla perché ci viviamo dentro, è la nostra realtà, è la chiesa cattolica. E voi che siete qui in Arezzo, voi attorno al vescovo siete la Chiesa Cattolica in comunione con tutte le chiese animate dal servo della comunione che è il successore di Pietro. Ma la Chiesa, per essere tale, già Ignazio di Antiochia dice, deve essere una comunione che costantemente rinasce per opera dello Spirito. Una comunione che tiene unita le membra nel corpo di Cristo e non permette a nessun membro di staccarsi o di perdere la comunione con tutte le altre membra. Sapete che per sintetizzare l'insegnamento del Vaticano II al riguardo si è giunti a formulare l'espressione ecclesiologia di comunione. Non c'è nel Concilio questa espressione, ma tutti i teologi riconoscono che la sintesi vera del Vaticano II è una visione della Chiesa quale comunione. E se Paolo VI, fedele ermeneuta del Concilio, ha parlato di Chiesa che si fa dialogo, Giovanni Paolo II ha indicato la comunione come il frutto del dialogo nella Chiesa. Egli ha ricordato che il compito dei cristiani è quello della comunione che incarna e manifesta l'essenza del mistero della Chiesa. Nella Novo Millennio in Eunte, paragrafo 42. Questo esige da parte di tutti i cristiani un impegno concreto contro gli individualismi, contro le spinte centrifughe che dissolvono la cattolica, contro le logiche ispirate a preferenze di persona. Io sono di Paolo, io sto con Pietro. Contro le tentazioni di vivere l'autorità nella Chiesa secondo logiche mondane. La Chiesa deve dunque dialogare attraverso un ascolto reciproco. La prima maniera di dialogo è ascoltarci. Non è la prima cosa del dialogo parlarci, perché il rischio c'è di parlare in modo che la propria parola confonda il parlare degli altri, si sovrapponga. Il dialogo inizia da un ascolto attento. Un ascolto tra pastori e fedeli, dove i pastori devono sovente prestare attenzione alle membra più umili del corpo, dove i pastori devono suscitare la presa della parola nella comunità cristiana, in modo che tutti possano contribuire all'edificazione della Chiesa, secondo il grado di fede ricevuto, secondo la grazia e l'ordine del loro ministero. D'altra parte i fedeli devono uscire da una pigrizia, da una passività, devono prendere in mano la soggettività della fede, devono avere il coraggio
di parlare ai loro pastori e di far sentire i loro bisogni. Io sovente penso che all'interno della Chiesa noi oggi soffriamo proprio di una specie di stanchezza, perché a volte, nonostante pastori attenti, è la Chiesa fatta dai fedeli che mostra una passività, resta come sonnolenta, un po' sonnambula, non si muove mai. E altre volte i pastori, invece di stare davanti al gregge, o stanno dietro, assecondando il gregge dove va, e questo non è il compito del pastore. La Chiesa deve addirittura, secondo la formula di Giovanni Paolo VI, e non vi nascondo che è una formula di cui io ho un po' una colpa, che deve diventare casa di comunione. Pensate che bella questa espressione per dire la Chiesa. Casa di comunione, dunque luogo di dialogo. Non c'è posto per l'autosufficienza di chi afferma che non ha bisogno degli altri. Non c'è la possibilità di fare come i potenti di questo mondo. Non è possibile contraddire quella comunione di beni spirituali e materiali che il Signore ci ha chiesto per essere Suoi discepoli. Dobbiamo ricordarlo, il Signore vuole dei discepoli, non vuole dei militanti, non vuole dei propagandisti. Noi oggi abbiamo troppi che vogliono evangelizzare e non sono loro evangelizzati. Ci domandiamo che messaggio portano se loro non sono evangelizzati. Perché bisogna portare il Vangelo, ma il Vangelo bisogna averlo dentro. In quel caso lì, se uno non ha il Vangelo dentro, fa il militante. Alza la voce, mostra i muscoli, si fa contare, ma confida negli uomini, non confida nella vita cristiana. Oggi purtroppo viviamo in una Chiesa in cui sovente appare la conflittualità, perché nella Chiesa è avvenuta una polarizzazione tra posizioni che non si ascoltano e non vogliono dialogare. Mi rincresce dirlo, ma addirittura la liturgia eucaristica, che è il luogo di comunione per eccellenza, a volte diventa causa di divisione. Questa non è la strada invocata dal Concilio come attuazione del comandamento nuovo dato da Gesù ai Suoi. Ed è così che oggi manca, e lamentava già questo Pio XII nel 51, manca un'opinione pubblica nella Chiesa, manca la possibilità ai fedeli di far sentire il loro sensus fidei, il senso della fede che hanno con eloquenza, manca lo scambio e il confronto. Lo so bene, l'ascolto dell'altro è faticoso, il confronto richiede pazienza. Quando si fanno i vari consigli della diocesi e delle parrocchie, lo so, molti pigliano la parola e sono noiosi, molti dicono le stesse cose, molti alla fin fine non si capisce cosa hanno detto. Succede così anche nelle comunità monastiche, sappiatele, anche nei capitoli dei monasteri. Eppure non abbiamo un'altra via per far comunione se non quella di ascoltarci. Su quella di avere pazienza, in quella logica del Nuovo Testamento che si chiama allelon, parola greca che indica l'un l'altro, reciprocità, la logica del sin. Nel Nuovo Testamento fa impressione ogni volta che Paolo esorta i cristiani, forgia addirittura dei termini che non esistevano in greco. Non dice Paolo fate, dice fate insieme, cioè collaborate. Provate ad andare a cercare i verbi dell'esortazione di Paolo. Addirittura Paolo arriva a dire, proprio in questa tensione che dobbiamo fare le cose insieme, arriva a dire l'unica cosa che non possiamo fare.
Avete sentita qualche volta quando Paolo dice noi siamo chiamati a vivere insieme e a morire insieme, no? Morire ognuno muore per conto suo. Paolo dice addirittura ad commoriendum e ad convivendum, perché la convergenza è quella. Noi dobbiamo fare le cose insieme, altrimenti non facciamo comunione. La Chiesa non è opera di singoli. La Chiesa non è opera di guida e leader carismatici. La Chiesa è sinodos, è un camminare insieme, Papa, Vescovi, presbiteri e fedeli, tutti impegnati a riconoscere e a vivere la comunione nell'unico corpo di Cristo. E ognuno tenga il suo posto, perché l'ordo della Chiesa è quell'ordo che parte dal Vescovo e va alla comunità. E non ci sono altri ordini, neppure spirituali, neppure di santità. Questi li riconoscerà Dio di là. Più in particolare, il dialogo ecclesiale ha due forme privilegiate, due forme i cui termini sono stati forgiati dalla Chiesa. Pensate, non sono stati forgiati dalle teorie politiche o dalle teorie filosofiche, è il linguaggio cristiano, prima non c'erano. Un primo termine che vi raccomando per far della Chiesa locale luogo del dialogo è sinodalità, come cammino fatto insieme, sinodos, camminare insieme ascoltando tutti dal più piccolo al più grande. Secondo l'antico principio della Chiesa, sulle decisioni che riguardano tutti, tutti devono essere ascoltati. Poi le decisioni vengono prese secondo il grado di ministero che c'è nella Chiesa, ma il principio è ciò che riguarda ciascuno, da tutti deve essere dibattuto, confrontato e su questo tutti devono essere ascoltati. Seconda parola inventata in ambito cristiano è sussidiarietà, come atteggiamento grazie al quale ciò che può essere fatto da chi è inferiore deve essere a lui affidato da chi è superiore. Questo significa che i vescovi, i presbiteri, se possono demandare cose ai fedeli, devono demandarle con fiducia. Questo è il cammino con cui si va a una comunione e in cui vedete l'ordo ecclesia oggettivo, fatto da sacramenti e da gerarchia e rispettato in toto. La Chiesa è casa di comunione in quel caso, ma se è casa di comunione, come diceva Giovanni Paolo II, diventerà scuola di comunione per gli uomini. Gli altri guarderanno come un luogo di comunione. Noi cristiani, che abbiamo forgiato questa parola coinonia, che l'abbiamo valorizzata, che abbiamo inventato la parola sinodalità, la parola sussidiarietà, noi dobbiamo davvero diventare scuola di comunione per gli altri. Senza vanti, umilmente, ma esperti di comunione. Come sarebbe bello che gli altri chiedessero a noi cristiani, ma come fate per ascoltarvi? Come fate per pigliare le decisioni insieme? Come fate per aver pazienza? Qualche volta noi impariamo dal mondo, invece che noi dare semplicemente un segno come Gesù ci ha chiesto. Le comunità cristiane in questa maniera maturano, i cristiani acquistano una fede pensata e adulta e avranno nel mondo una posizione che diventa di riferimento per gli altri uomini, senza pretese ma con convinzione. Dialogo della Chiesa con la società. Se noi cristiani a lungo abbiamo avuto verso la società negli ultimi tempi una posizione difensiva che concepiva la Chiesa come cittadella arroccata e il mondo come insidioso nemico, se abbiamo vissuto noi monaci un contentus mundi scrivendo libri che disprezzavano il mondo, la terra, ne porto tutte le conseguenze dei miei padri,
Il Concilio ci ha chiesto di guardare al mondo con simpatia, non alla mondanità, ma all'umanità con simpatia. E qui ritorno alcune parole di Paolo VI, secondo me non più cancellabili. Paolo VI ha scritto: noi guardiamo al mondo con immensa simpatia. E se anche il mondo si sentisse estraneo al cristianesimo, se anche il mondo non guardasse a noi, noi dobbiamo continuare ad amarlo, perché il cristianesimo non può sentirsi estraneo al mondo. Guardate che sono parole che ci dicono tutto. E il discorso del 6 gennaio 64 nella grotta di Betlemme. Noi cristiani dunque, chiamati a vivere nella compagnia degli uomini, abbiamo come polis, società, città, quella degli altri uomini e delle altre donne, diversi per cultura, fede, appartenenza etica, lingue e codice morale. È vero, abitiamo una società complessa, plurale, planetaria, possiamo usare tutte queste parole, siamo ormai abituati a capirle, e dobbiamo dire che forse oggi, qua e là, sembriamo una minoranza. La tentazione che ci viene è quella di chiuderci, di sentirci assediati e di qualche volta essere preda della paura e dell'angoscia. Ci chiediamo, ci sarà un domani per noi cristiani in queste nostre terre di antica cristianità? Oggi pomeriggio è arrivato un po' prima, andando a San Domenico, andando a Santa Maria, qui a San Francesco, mi dicevo, queste chiese un giorno saranno solo dei monumenti culturali perché non ci sarà più una comunità cristiana. Ci chiediamo davvero se l'attuale secolarizzazione e la presenza di altre religioni e di uomini e donne straniere, il cui numero cresce mentre noi diminuiamo, se questo rappresenta un pericolo per la nostra fede. Domande possibili, ma paura e ansia sono cattive consigliere. Il Signore Gesù ha sempre chiesto ai Suoi discepoli di non temere, ed erano pochissimi. Pensate che quando parlava loro non osava neanche chiamarli gregge, e il gregge allora al massimo era di 100 pecore, lo chiamava piccolo gregge. Vi ricordate quelle parole, piccolo gregge, non temere, non temere? Queste sono le parole che Gesù non può neanche dire a noi oggi, perché piccolo gregge non lo siamo ancora. Però noi dovremmo prendere forza da queste parole di Gesù. Non temere, vivere credendo nella forza della parola di Dio, essendo convinti della nostra fede e dunque capaci a trasmetterla. Saremo una minoranza, ma se saremo significativi, la nostra vocazione la adempiremo, quella di essere sale della terra, quella di essere luce del mondo. Il mondo riconoscerà noi come discepoli di Gesù e la nostra fede sarà un lievito, una speranza per gli uomini. Ma a questo scopo occorrono dei cristiani fedelissimi alla terra. Cosa intendo per fedeli alla terra? Cristiani che amano questa terra, che amano questa umanità in cui noi viviamo e di cui facciamo parte. Cristiani che credono a una migliore convivenza. Cristiani che lavorano perché il mondo sia più umano, perché gli uomini siano più uomini. È il cammino di umanizzazione. Dialogo con la società non è dissoluzione del cristianesimo.
non è mondanizzazione della Chiesa, ma è ascolto di un'umanità in ricerca. Gli uomini oggi si sentono bisognosi di senso. Attenzione, è vero che oggi c'è una crisi di fede, ma è una crisi di fede e fiducia che gli uomini hanno in se stessi, negli altri. Oggi la crisi di fede tocca anche quelli che si dicono non cristiani, non osano più credere nel domani, non credono più in un orizzonte politico, non credono più nella società, non credono più alle storie d'amore. Perché i nostri legami sono diventati così fragili? Perché non osiamo più sperare di fare una storia d'amore perseverante nella fedeltà, cristiani e non cristiani? Perché non abbiamo più fiducia, non osiamo più credere? Ma per l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, i cristiani sono quelli che credono all'amore. Giovanni dice: noi cristiani abbiamo creduto all'amore. E noi dobbiamo inoculare questo messaggio in mezzo agli altri uomini, ascoltarli per poter parlare con loro, per un colloquio in cui sia possibile rispondere alle attese segrete che hanno dentro di loro. Non è vero che gli uomini oggi sono refrattari al cristianesimo, sono indifferenti al discorso su Dio, perché le nuove generazioni, come ci dicono le indagini sociologiche, sentono il termine Dio come abusato. Addirittura sentono il termine di Dio legato alla violenza degli integralismi, dei fondamentalismi, del terrorismo. Dio non gode buona salute come nome in mezzo ai nostri ventenni. E permettetemi di dire, è anche vero che la Chiesa forse non è molto attraente. Joseph Ratzinger era cardinale, ma insomma, cardinale vale la sua parola ancora oggi, ha scritto testualmente: la Chiesa oggi è diventata per molti l'ostacolo principale alla fede. Se lo diceva Ratzinger. Ma io credo che al di là della poca voglia che a volte hanno i giovani verso la Chiesa o verso Dio, i giovani sentono lo stesso un interesse per Gesù. Gesù li intriga, il Vangelo li intriga. Se noi stiamo attenti, gli uomini attorno dicono ancora come i pagani, nel secondo e il quarto Vangelo: vogliamo vedere Gesù, voi cristiani fateci vedere Gesù. In ogni caso, l'evangelizzazione richiede prima il dialogo con gli uomini, è un dialogo con uno stile particolare, lo stile insegnato da Gesù: vos autem non sic, voi però non così. Gesù ha speso più parole sullo stile del cristiano che non sul contenuto della loro evangelizzazione. Gesù ha detto: andate e dite, il tempo è compiuto, il regno di Dio si è avvicinato, convertitevi e credete nel Vangelo. Messaggio brevissimo. Ma quante volte ha insistito sullo stile, ha parlato di umiltà, di semplicità, di povertà. La Gaudium et Spes, che certamente ha illuminato tutto il mio percorso, sentite cosa aveva il coraggio di dire, sentite bene, sono parole di 50 anni fa, non nate ieri in certi contesti. La Chiesa non pone la sua speranza neanche nei privilegi offerti dall'autorità politica. Anzi, la Chiesa rinuncia all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti quando constata che il loro uso può far dubitare della sincerità della testimonianza cristiana. La Chiesa predicherà la fede, ma utilizzerà tutti e soli quei mezzi che sono conformi al Vangelo e in armonia con il bene di tutta la società. Straordinario.
Il Concilio ci propone una Chiesa che per dialogare sa rinunciare a tante cose, una Chiesa che confida nel suo Signore Gesù Cristo, una Chiesa che non confida nei mezzi mondani, nei privilegi, nelle esenzioni. È una Chiesa la quale semplicemente vuole essere a servizio dell'uomo. E lo stile del dialogo è poi dolcezza, mitezza. Andate come pecore tra i lupi, amate i vostri nemici, benedite quelli che vi vogliono male. Dallo stile dipende la ricezione del messaggio, perché lo stile fa parte del messaggio secondo lo statuto cristiano. Ma ditemi un po', che senso ha parlare di una Chiesa povera e poi ci copriamo di fasto e di gloria? Che senso ha parlare di umiltà e poi vogliamo imporre agli uomini ciò che può solo essere loro proposto? Che senso ha parlare di misericordia e mostrarsi esclusivi? Una Chiesa in dialogo è una Chiesa che fa il cammino dell'incarnazione, come Gesù, si abbassa, va a cercare gli uomini dove sono e poi si inginocchia davanti agli uomini per lavar loro i piedi, come ha fatto Gesù ai suoi. Certo, i cristiani nel loro stare nel mondo devono mostrare una differenza, quella che io amo chiamare la differenza cristiana, ma che non è qualcosa contro gli altri, ma qualcosa a servizio degli altri. Questo perché il cristiano che confessa Gesù Cristo come il vero uomo, il vero Adamo, ecce homo, sa anche che il cristianesimo o è una via d'umanizzazione o non è fedele a Cristo. Ciò che chiamiamo salvezza noi cristiani contiene in sé l'umanizzazione. Il querere Deum è sempre querere hominem, il cercare Dio è sempre il cercare l'uomo. Lo ha detto anche Giovanni Paolo II nel primo documento ufficiale del suo pontificato e aveva scandalizzato molti quando aveva detto: la via della Chiesa è l'uomo. Pensateci bene. Certo, la via della Chiesa è Gesù Cristo, ma non va la Chiesa a Gesù Cristo senza passare attraverso l'umanità. La Chiesa deve incontrare l'uomo, ascoltarlo, dialogare, e così diventa la serva degli uomini, ma diventa con Cristo il servo, la serva di Dio. Conclusione. Questa sera, tornando a casa, percorrerete le vie della città di Arezzo e domani, uscendo di casa, le ripercorrerete nuovamente. Stasera troverete meno gente, domani mattina molto. Sul cammino verso il lavoro, la scuola, incontrerete uomini e donne, giovani e anziani, bambini. Troverete l'altro nella sua irriducibile alterità. Troverete gente delle vostre terre, troverete stranieri, troverete persone diverse per comportamento etico, per religione, per sensibilità. Ebbene, se siete cristiani, portate nel cuore una speranza. Vivete una fede e fiducia che è dono di Dio, ma che è anche esercizio umano, e siate consapevoli di appartenere a Cristo attraverso questa Chiesa che è in Arezzo. Che cosa attendono da voi quelli che incontrerete? Che siate capaci di incontrarli, che siate capaci di ascoltarli, che siate capaci di guardare loro in faccia fino a tentare un dialogo con loro. Se siete capaci di questo, potrete generare negli altri la fiducia, in modo che vivano con più speranza. Può anche darsi che, conoscendovi, vi chiedano ragione di questa speranza cristiana che abita in voi,
di questa differenza e allora voi diventerete eloquenti, renderete eloquenti la vostra fede. Non preoccupatevi di nulla di più. Dall'ascolto dell'altro nasce la sua conoscenza, dalla conoscenza nasce l'amore. L'umanizzazione avviene così, ma anche il cristianesimo si dilata così. Grazie al dialogo le vie divergenti diventano complementari. Verità nascoste in ciascuno emergeranno a istruzione dell'altro. E dove non regna più l'ignoranza l'uno dell'altro, ma la parola scambiata, lì sono possibili il rispetto, la libertà, l'amore. Se voi vivete con questa capacità di dialogo nella vostra città, la vostra chiesa di Arezzo sarà edificata, accrescerà la sua fede e lo Spirito Santo si rallegrerà in voi e gli uomini troveranno più ragioni per credere all'amore. Ciò che infatti in ultima analisi è decisivo, scrive Giovanni nella sua prima lettera, è credere all'amore. E noi cristiani siamo tali se crediamo all'amore. Ma se crediamo all'amore lo viviamo con dialogo. Nel dialogo trasferiamo questo amore anche agli altri, a tutti quelli che incontriamo. La vostra Chiesa risplenderà di più del volto di Cristo. Grazie dell'ascolto. Questa chiesa che è pellegrina in Arezzo Cortona Sansepolcro, caro Priore, la ringrazia stasera perché ha assaporato ancora il gusto della profezia e la certezza della fede, rievocando dai padri del secondo secolo al Vaticano II quella gioia intensa che ci fa essere cristiani. La ringraziamo. Diciamo la nostra gratitudine. Questo è il modo con cui i figli e figlie della nostra Chiesa noi vogliamo incontrare Pietro. Abbiamo proposto di dare a Pietro tre preziosissimi regali. Quando verrà da noi. So che bisogna lavorare molto per riuscire a dare questi regali preziosi. Il primo è il fascino di una chiesa bella che viene da lontano. Vogliamo dire coraggio a Pietro. Vogliamo poi dirgli, impegnati come siamo nel nostro piano pastorale a formare i formatori, che la via per essere fedeli a Gesù e metterci al servizio delle coscienze. Per questo vi siamo gratissimi del sostegno teologico che ha dato alla nostra voglia di dialogo. Infine, la nostra Chiesa vuole regalare a Pietro che arriva un po' del pianto di Gesù su Gerusalemme che non aveva capito e seguita a non capire. Vorremmo dire la nostra voglia di rimettere le nostre povere mani dentro la città dell'uomo. La Chiesa o è incarnata o non è quella di Gesù. Di stare dietro nella patria di Guido Monaco ci piace il canto, amiamo l'arte,
ma soprattutto vogliamo amare gli uomini e le donne del nostro tempo. Grazie, Priore, per averci aiutato.